Buonasera, bentrovati con Teleciclismo. Siamo nel mese di agosto, fra pochi giorni sarà anche Ferragosto e noi ci soffermiamo in una città turistica di primo ordine, Lignano Sabbiadoro, e parleremo di questa annata, di questo periodo di vacanza, anche per quanto riguarda gli aspetti legati allo sport e al ciclismo. E quindi non perdetevi l'opportunità per restare con noi. Ciao Andrea, ciao Lello. Buonasera e ben ritrovati a tutti. Ciao, ciao Chiara. Buonasera a tutti. E adesso, come consuetudine, in apertura la copertina di Andrea Finn. Servono coraggio ed entusiasmo se vogliamo correre verso la normalità, ma il ciclismo anche questa volta ce la può fare. L'energia con cui gli appassionati di Poggiana hanno risposto all'appello di patron Gianpietro Bonin è stata una vera e propria iniezione di fiducia per tutto il movimento nazionale. Domenica a Poggiana si respirava un'aria diversa, nuova e intrisa di buone sensazioni. We go dancing in the rain, riding on a midnight train. Finalmente abbiamo rivisto tanta gente disposta ordinatamente lungo la strada per incitare gli atleti e per vivere una giornata all'aria aperta, come si faceva nell'epoca pre-pandemia. Un ritorno di fiamma clamoroso dopo un anno di stop, reso possibile solo grazie alla passione e alla lungimiranza di un gruppo organizzatore che rappresenta una eccellenza a livello internazionale e che non si è fatto abbattere dalle difficoltà di ogni tipo che è stato costretto ad affrontare negli ultimi 2 anni. La forza dei tanti volontari e il supporto garantito da una cornice di un pubblico eccezionale hanno reso speciale una domenica d'agosto di cui avevamo ormai smarrito il gusto. E allora non resta che dire un grande grazie a tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile tutto questo. Una giornata così consente di ritrovare lo slancio necessario per guardare al futuro e per programmare ancora nuovi grandi eventi capaci di mettere al centro la bellezza delle due ruote. E ritorniamo in studio, siamo pronti a presentare gli ospiti di questa sera. Abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi Alessandro Marosa, il vice sindaco di Lignano Sabbiadoro. Buonasera. Ben ritornato. Abbiamo ancora con noi Kevin Locatelli, organizzatore di eventi. Buonasera a tutti. Buonasera. E con noi questa sera anche l'assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini. Buonasera Chiara. Buonasera. Buonasera. Benvenuti a tutti e tre. Grazie. Ed ora, prima di cominciare con gli interventi, vediamo la nostra rubrica Spazio Friuli. A Lignano Sabbiadoro le opportunità per girare in bici sono tante e diversificate, a cominciare dal cicloturismo praticato attraverso una fitta rete di piste ciclabili che collegano le località Sabbiadoro, Vineta e Riviera. Da queste vie ci si mette con semplicità sui percorsi regionali, come la ciclovia del Tagliamento che parte da Forni di Sopra e arriva al mare. È considerata punto di partenza per apprezzare i diversi ambiti naturali del territorio collocati fra laguna, spiaggia, Pineta e argine del Tagliamento. Si è corso sulle strade friulane il 26esimo giro della provincia di Pordenone. Si è corso sulle strade di San Vito al Tagliamento all'interno della zona industriale di Ponterosso. 17 giri pianeggianti per un totale di 81 km e 600 metri, praticamente una kermesse per Done Open. Lontana parente di quando questa prestigiosa corsa schierava il via titolate concorrenti come ad esempio l'Oro di Atlanta 1996 Antonella Belluti. Bravi comunque gli organizzatori che mantengono viva questa competizione anche se ridimensionata.
Le immagini che scorrono, grazie alla promozione del Comitato Regionale delle Friuli Venezia Giulia, mostrano un gruppo compatto che, nonostante i tentativi, stenta, almeno nella prima parte di corsa, nel liberare qualche azione pericolosa. Qualche allungo, a volte anche solitario, non metteva pressione al plotone, che velocemente recuperava con facilità la situazione. Poi, ad una trentina di chilometri dalla conclusione, dopo una serie di scatti importanti, si liberava dalla morsa ferrea del gruppo un sette bello che ben presto trovava la giusta intesa per far decollare il tentativo. Sempre nell'ordine dei 30 secondi il vantaggio delle battistrada, convinte, determinate, capaci di reggere la situazione senza scoraggiarsi anche quando le inseguitrici sembravano avere partita vinta. Transitavano sull'assolato rettilineo d'arrivo, purtroppo senza l'applauso del pubblico, consapevoli che la loro azione le avrebbe condotte dritte a giocarsi allo sprint il 26esimo giro della provincia di Pordenone. Ed infatti ritornavano dopo poco più di 4 km per contendersi il successo, e nella volata finale la più veloce era la piacentina della Bepink, Silvia Zanardi, che si metteva alle spalle la coppia della Passabortolo, Masetti Bariani. Poi il gruppo era regolato da Vanessa Micheletto. Tra le donne junior, vittoria per Michela De Grandis del Consiglio Pedale del Sile, davanti a Dema Bernardi del team Villier Chiara Pierobon e a Sofia Dognini della Valcar. Amate divertirvi in bicicletta? Allora il posto giusto lo troverete a Lignano Sabbia d'Oro. Che sia competizione o passeggiata, qui lo svago è sempre assicurato. Le ciclabili, la pineta, 8 km di spiaggia che si diversificano, che accolgono, che propongono piacevoli soste ristoratrici e sfrenate corse anche sull'arenile con la fat bike. Momenti piacevoli da assaporare tra sport e relax, tra sole e mare. Tra enogastronomia e favolose gite, bici più barca per raggiungere le località di Grado e Marano Lagunare e spingersi oltre con percorsi che abbinano pedalate e navigazione. E che dire dei villaggi dove si possono praticare svariate discipline, dallo spinning al ballo di gruppo, dall'aerobica al pilates, una palestra a cielo aperto per rivitalizzare mente e corpo, una vacanza vissuta alla grande, dove i ciclisti possono scegliere tra diversi bike hotel. Il è tutto a Lignano Sabbia d'Oro. Ed eccoci ancora, riprendiamo dallo studio di teleciclismo con gli ospiti di Lignano Sabbia d'Oro. Ci siamo incontrati un mese fa circa, ritorniamo ancora a Lignano Sabbia d'Oro per focalizzare l'attenzione su questa magnifica località turistica che offre agli ospiti tante opportunità di divertimento, quindi la spiaggia, il mare, il sole, ma tante attività sportive. Innanzitutto però, Alessandro Marosa, credo sia il momento di fare anche un po' il punto della situazione di come sta andando in quello che possiamo definire l'anno della ripresa. Ma in realtà questa stagione turistica sta dando molte soddisfazioni alla nostra località, la volontà di poter ritornare alla normalità seguendo sempre quello che è il principio di cautela che ha un po' segnato tutte le nostre scelte amministrative, sta generando una stagione ottima per quanto riguarda i numeri. Naturalmente le manifestazioni alle quali eravamo abituati in queste ultime stagioni hanno dovuto avere delle limitazioni per quanto riguarda naturalmente il numero. Però devo dire che c'è stato un ottimo riscontro da parte dei nostri ospiti italiani e finalmente abbiamo visto anche gli stranieri che hanno cominciato finalmente a ritornare a Lignano, e questo è un preludio sicuramente importante per un ritorno alla normalità di una località che naturalmente può offrire non solo spiagge, ombrellone e mare, ma molto molto altro. Massimo Obrini è referato al turismo alla Comune di Lignano Sabbia d'Oro. Credo che dopo questa prima parte di questo 2021, per quanto riguarda le presenze, credo sia già stato fatto, come dire, un'analisi. Sì. Quali sono le risposte? I risultati e gli arrivi alle presenze di giugno e luglio sono state molto buone, quindi sono dei dati veramente confortanti. Quelli dei primi 10 giorni di agosto ancora non ce li abbiamo, ma
entro 2 o 3 giorni potremo averli e quindi vedere anche com'è il trend di agosto. C'è stato un bellissimo ritorno dei turisti stranieri e questo fa ben sperare anche per il futuro, anche perché il turista straniero che torna a casa parla molto bene della località, vede che la località è sicura, controllata, eccetera, eccetera, e quindi è un'ulteriore pubblicità e con questo speriamo di allungare la stagione fino a settembre e poi a ottobre, dove sono i mesi dove lo sport la fa da padrone. Infatti con Kevin Locatelli, che si occupa più di questi aspetti, sia di tutto ciò che è divertimento anche per gli ospiti, ma non solo, che cosa avete preparato in questo primo scorcio di stagione per gli ospiti, ma non solo anche? Beh, da quest'anno abbiamo diverse novità, perché abbiamo acquistato delle bici elettriche e con quelle abbiamo inserito 2 nuove attività, che sono l'escursione che da Lignano, attraversando 2 passi barca, l'X River e l'X Lagoon, arriva prima a Bibione e poi fino a Caorle. Quindi il turista da Lignano può andare in giornata, fare la gita, la colazione a Bibione, poi arrivare a Caorle e ritornare entro le 5. E poi il venerdì, come potete vedere, si esordisce Pordenone, quindi ogni settimana alterniamo dei percorsi diversi nella località di Pordenone. Quindi andiamo da Pordenone a Polcenigo e Caneva, uno dei giri, poi facciamo Spilimbergo e il terzo giro restiamo più nel pordenonese, quindi facendo Cordenons, girando Magredi, San Quirino e rientrando a Pordenone. Ecco, queste attività sono aperte a tutti, no? Tutte sono gratuite, sono tutte attività che noi offriamo gratuitamente al turista che viene a Lignano, ma anche a gente della zona. E sono attività che noi portiamo avanti ormai da 12-13 anni. Sono attività escursioni gratuite più il noleggio gratuito che effettuiamo all'ingresso della terrazza mare, insieme ad altre correlate come la bicicletta da spiaggia. Quest'anno abbiamo esordito anche con l'hydrofoil bike, che è una bici che plana sull'acqua, insieme ai sap elettrici. Sono tutte attività che noi portiamo nella località per far vedere che siamo al passo coi tempi, ci aggiorniamo ogni anno cercando di tenerci in un settore sia ecosostenibile ma sempre anche all'avanguardia, per far vedere anche la modernità della località. Lello, questa bici che vola sull'acqua, ti piacerebbe provarla? Sì, e mi interessava soprattutto la parte gratuita, mi informo per tutti gli eventi gratuiti, sì, li vengo a fare tutti. Sì, no, infatti noi tante volte si parla della crisi di questi 2 anni, noi per noi sono stati 2 anni di boom, perché sia il discorso verde, sia il discorso ecologico, sia l'escursione in bici. In più, in un periodo di crisi, la gente va a cercare quella nicchia di mercato, quel settore in cui posso spendere un po' meno e fare qualcosa così. Noi per l'anno scorso siamo stati esauriti sempre e anche quest'anno siamo ripartiti con tutte le escursioni quasi piene. Sì. Però Andrea, sì, che potremmo, sì, provare, no? Vabbè, la bicicletta che plana sull'acqua. La bicicletta sull'acqua, assolutamente sicuro. Sì, praticamente è una novità, perché è una ditta di Pesaro che le sta importando dalla Nuova Zelanda. Hanno un hydrofoil dietro, come le tavole da surf, che con la velocità si sollevano. Ovviamente non è proprio un'attività adatta a tutti, perché ci vuole un atletismo, una sportività un po'. Altrimenti che sono diventa comunque grosso, divertente, perché la gente viene, lo prova, fa il bagno e non è che ti fai male. Ma cadi tutti in riescono acqua a stare sopra all'acqua, galleggiare, pedalare con quella no, bici? No, perché praticamente affondano. Se non pedali non galleggia. Kevin, quindi non è che cade, non è un pedalò, è una cosa in cui con la velocità galleggia. Allora Lello, guardi, io vado, no, io vado in un certo modo con la bicicletta elettrica, tu vai perché probabilmente non ci solleva. Quasi. Insomma, bisogna pedalare. Guarda, ecco, rimani allora in un certo modo quando parlavi di fatica, di perché? E noi guardiamo, perché ovviamente è anche un tema di gara, nel senso, noi infatti alterniamo le 2 cose, abbiamo il sap elettrico alla portata di chiunque, proprio chiunque l'abbia provato in questo momento, sali su, elettrico è come un monopattino. Questa mia è nuova, davvero. Sap elettrico, quindi sali su, è come un monopattino, acceleri, vai in retromarcia. Quello è mio. Quello va per chiunque, infatti siamo sempre così. Mentre abbiamo delle avvertenze sull'idrofoil, che effettivamente sopra i 100 kg non decolla. Ah. Quindi ogni volta è una tematica un po' delicata, amico, nel senso. Siamo ancora 20 per quello la mettiamo più sull'attivismo, proprio perché è un'attività in cui i ragazzini, ad esempio, dai 15, 16, 17 anni prendono e volano via e vanno senza pensieri. Più si diventa grandi, più arrivano le paure, più i blocchi, e più si fa difficoltà ad imparare un attimo. Adesso stiamo facendo un po' dell'ironia, no? su questo tipo di bici, però io credo che sia innanzitutto divertente, no? Sì. E poi credo che ci sia bisogno,
se non per quelle elettriche ma per le altre, di avere anche un po' di preparazione di carattere atletico, insomma, no? Uno sì, che è digiuno da pedalare credo che non galleggia nemmeno per 10 metri, insomma. Sì, sì, no, è quella, ma poi è comunque divertente, noi facciamo 2 ore alla mattina di lezione, tra virgolette, in cui uno prova, ma non è una cosa in cui ti fai male, non è come cadere in bicicletta. Ti capotti sull'acqua, cadi, ti fai la risata, riprovi. Poi tra l'altro tutti vengono presi da un'adrenalina, perché nella testa qualcosa gli dice ma sì, ce la posso fare, poi hai idea di planare sull'acqua e quindi ci riprovano, anzi devi fermarli, rallentarli, vai piano, parti, perché è una novità, è molto divertente e quindi poi la gente si prende. Se ce la fanno possono fare il pomeriggio, la passeggiata al tramonto, in laguna e quindi provare l'ebbrezza di correre con la bici sull'acqua al tramonto. Ci prenotiamo, Lello, eh? Sì, sì. Chiara? Prenotati. Che cosa abbiamo adesso per quanto riguarda i nostri servizi? Prima di vedere il servizio aggiorniamo le classifiche. Iniziamo di consueto con il Gran Premio Nazionale FWR Baron Pedron Villiers, il progetto giovani. Mantiene la prima posizione Alessandro Romele di Ciclistica Trevigliese con 106 punti. Al secondo posto Manuel Oioli, Unione Ciclistica Bustesolonia con 102. Al terzo posto Giulio Pellizzari, Unione Ciclistica Foligno con 85 punti. Quarto posto per Edoardo Zamperini, Assali Stefen Omap, punti 80. E in quinta posizione Federico Biagini, Piacenza Cycling Academy con 77 punti. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. La nuova realtà territoriale bellunese, ovvero sia la Valbelluna, con l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Foen, ospita una prova a carattere giovanile, il Memorial Bruno e Liliana Dalla Bianca. Le competizioni si aprono con l'iniziativa Gioco Ciclismo, riservata a tutti quei ragazzini al di sotto dei 7 anni di età. Ma ricollegandoci al territorio, il sindaco di questa nuova comunità ci illustra meglio la nascita di questo progetto amministrativo, ospitandoci nella splendida piazza Dimmel, dove ha trovato sede la municipalità. Con il sindaco Stefano Cesa vorremmo capire come si è arrivati a questa determinazione. Sì, questo è il nuovo comune che nasce dalla fusione di 3 estinti comuni, il comune di Lentiai, il comune di Mel e il comune di Trichiana, per una popolazione totale di circa 13.000 abitanti e che prende il nome di comune di Borgo Valbelluna. Nasce il 30 gennaio del 2019, quindi è recente, ha 2 anni e mezzo di vita, nasce per volontà popolare dopo che le precedenti amministrazioni hanno presentato alla popolazione uno studio, un progetto di unificazione delle 3 realtà territoriali e dopo un referendum che è stato accettato e votato con la maggioranza dei voti favorevoli da parte della popolazione, che ha detto sì, vogliamo in qualche modo aprirci al nuovo contesto, il nuovo scenario del futuro attraverso una nuova dimensione, la dimensione del comune di Borgo Valbelluna, 13.000 abitanti, 160 km quadrati di superficie, per cercare di affrontare le sfide del futuro con maggior determinazione e anche con uno spirito e una logica diversa rispetto al passato. Prima di chiudere facciamo una considerazione. Considerato poi fra l'altro che ci troviamo nella piazza principale di Mel, una piazza pregna di sport, principalmente di ciclismo,
Qual è l'apertura della sua amministrazione sindaco verso l'attività sportiva a carattere generale e al mondo del ciclismo nello specifico? Diciamo che due fatti da sottolineare. Questo territorio è sempre stato ricco di importanti realtà sportive dal punto di vista ciclistico che nel corso degli anni hanno perso un po' la loro vitalità. Quindi diventa in qualche modo importante ridare vita e sostegno a questo tipo di realtà e a questo tipo di sport. E poi dobbiamo ricordarci che il ciclismo qui a Mel soprattutto è legato a un nome molto importante, al nome di Pier Giorgio Sbardella, che è stato sindaco del comune di Mel e che il suo nome riveste ancora tanta attenzione e tanta ricordo positivo nei confronti della gente e dei suoi cittadini. Quindi questi sono in qualche modo i due pilastri. Dal nostro punto di vista l'amministrazione sta in qualche modo cercando di valorizzare tutte le attività sportive perché in qualche modo raccolgono in sé degli importanti valori, il valore dello stare insieme, del crescere insieme, del crescere in salute, del crescere all'interno del benessere e del rispetto reciproco tra le persone e del rispetto tra le persone e l'ambiente. Quindi massima attenzione a questo perché da questo sappiamo che è uno dei servizi fondamentali per le nostre famiglie e soprattutto per i nostri giovani. Premiazione intanto per la categoria G1 dove tra le ragazzine vinceva Vittoria Bielmo dell'Unione Ciclistica Godigese Abrairide che precedeva Vittoria Mascarello del Velo Club Città di Marostica ed Elena Zaetta del gruppo sportivo Fonzaso. Mentre la G1 maschile promuoveva al primo posto Lorenzo Bonan, portacolori della società organizzatrice l'Unione Ciclistica Fuang Mikchu, che si metteva alle spalle Campo Bagatin, Nicolò Fabrizio, Libertas di Scorzè e Cristian Baldin del Postumia 73 Dino Liviero. Sul campo di gara, che misurava 700 metri a tornata, la categoria dei G2 che vedeva primeggiare Francesco Minuzzo del Velo Club Città di Marostica, secondo posto per Pietro Giacometti del Postumia 73 Dino Liviero e terza piazza per Emanuele Zanoni del Velo Club Città di Marostica. La G2 femminile proiettava sul gradino più alto del podio Agnese Mazzarollo dell'Unione Ciclistica Godigese Abrairide davanti ad Evelina Miniati dell'Unione Ciclistica Fuang Mikchu ed Elena Lunardon del Velo Club Città di Marostica. Tanto entusiasmo intanto al momento delle premiazioni che è sempre una gioiosa festa che esprime tutta la vitalità di questi mini ciclisti. Si arriva dunque alla categoria G3 di questo Memorial Bruno e Liliana Dalla Bianca. Era presente il figlio Luigi, ex professionista, che nelle categorie giovanili vestì la maglia dell'Unione Ciclistica Fuen. Ultima batteria a cimentarsi sul tracciato di 700 metri, poi dalla G4 si allungherà inserendo una salita che sarà sicuramente un test impegnativo per queste categorie. Ricordiamo intanto che la manifestazione si svolgeva in località Villapiana, territorio di Lentiai e come già detto in apertura con l'intervista al sindaco comune di Valbelluna. L'accesissima lotta tra i G3 si risolveva nelle battute finali quando un terzetto si avvantaggia leggermente e sprinta per la vittoria. Vince Pietro Ferraro del Postumia 73 di Oliviero davanti ad Oliver Bordignon dell'Unione Ciclistica Godigese Abra Iride e a Mattia Scaldaferro del Velo Club Bassano. Categoria G3 femminile si impone Elisa Crestani del Velo Club Città di Marostica su Giulia Dalla Costa del Postumia 73 Dino Liviero e a Giada Tonnellato del Velo Club Bassano. Cade qualche goccia di pioggia e da allora Alfonso Scopel, presidente dell'Unione Ciclistica Foen, organizzatore, preparatore, autista, magazziniere, direttore sportivo, procacciatore di risorse per allestire le gare, insomma coinvolto a 360 gradi, anima di questo storico sodalizio bellunese, Alfonso Scopel, dicevamo, riduce un po' il programma togliendo qualche giro e salvando così la manifestazione, dando modo a tutte le batterie di svolgersi regolarmente. Sul campo di gara girano intanto i concorrenti della G4 che andranno a concludere con questo ordine d'arrivo. Tra i maschi vince Davide Cervasato della Libertas di Scorzè, secondo posto per Federico Vielmo dell'Unione Ciclistica Godigese Abra Iride e terzo posto per Gabriele Giacometti del Postumia 73 Dino Liviero. La G4 femminile saluta il successo di Marisol Camillo della Polisportiva Musile, su Anna Boaro del Postumia 73 Dino Liviero e su Giulia Belling del Velo Club Bassano.
Memorial Bruno e Liliana Dalla Bianca, due figure indimenticabili nel mondo del ciclismo bellunese e non solo. E questa manifestazione che Alfonso Scoppel mette in cantiere con la risaputa professionalità è un meritato riconoscimento alla loro memoria. Schieramento di partenza per i ragazzi e ragazze della categoria G5, per loro 6 tornate e qualcuna in meno del previsto, ma la paura del maltempo incombe su Villapiana e sarebbe un vero peccato fermarsi quando oramai siamo alle battute finali. Si va quindi per un compromesso con la riduzione del chilometraggio complessivo, che poi non falsa minimamente quello che sarà il risultato finale. Il vincitore di questa categoria uscirà da questo drappello di 7 unità, gruppettino che si sfilaccia salendo per l'ultima volta lo strappo, poi nello sprint conclusivo alla meglio Alessandro Minuzzo del Velo Club Città di Marostica, davanti a Giacomo Cecchin dell'Unione Ciclistica Godigese Abra Iride e a Federico Bottegalle dell'Unione Ciclistica Foen. Il 5 femminile vince Martina De Franceschi, Velo Club Città di Marostica, su Martina Giacon del Rubano e Nicole Tasca del Velo Club Città di Marostica. E ora, mentre iniziano a girare i ragazzi della G6, andiamo a sentire l'artefice di questa giornata dedicata al ricordo di Bruno e Liliana Dalla Bianca, ovvero sia il presidente dell'Unione Ciclistica Foen, Alfonso Scoppel. Si sta completando con la partenza della categoria G6 questo pomeriggio riservato al ciclismo giovanile. Anche le condizioni meteorologiche ci hanno graziato, Alfonso, e quindi ritengo che sei soddisfatto di questa giornata. Ma sì, io sono abbastanza contento, anche se il numero di atleti non era quello che si sperava. Anche perché bisogna avere anche un po' di rispetto per le società che organizzano. Chi ha organizzato gli anni scorsi deve avere anche qualche precedenza nell'avere un certo numero di atleti, ma noi al di là del numero o meno abbiamo cercato di fare tutto il nostro meglio per poter portare a termine questa manifestazione. Un'altra perla che si aggiunge a questa stagione agonistica in ambito organizzativo. Se guardiamo avanti, dopo questa giornata, prima del completamento di questo anno, cosa c'è ancora? Ma noi abbiamo il 31esimo giro alla Vallata Feltrina il 5 di settembre, al mattino. Poi il pomeriggio abbiamo le donne Open, trofeo Bar 88. E penso che sia una bella giornata di ciclismo. Stiamo uscendo da un momento difficile, insomma, abbiamo vissuto tutti un momento particolare. La tua società ne ha risentito di questo momento difficile? Ma noi abbiamo cercato di darsi da fare, ma non è stato facile neanche per noi, perché quando non puoi partecipare alle manifestazioni i ragazzi un po' si lasciano andare e è facile magari perdere qualche ragazzo, ma nonostante questo abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per portare avanti la nostra promozione e la nostra attività sia agonistica che no. L'ultima prova in programma è appannaggio di Matteo Maragno dell'Unione Ciclistica Godigese Abra Iride davanti al compagno di squadra Xavier Bordignon e a Nicolò Carlesso del Velo Club Città di Marostica. La G6 femminile si conclude con la vittoria di Francesco Ferraro del Postumia 73 di Oliviero davanti a Rachele Scessere del Velo Club Città di Marostica e a Greta Fasolo del Rubano. Le solite festose premiazioni alla presenza di Luigi Dalla Bianca e del sindaco della Valbelluna Stefano Cesa hanno poi chiuso la giornata di ciclismo giovanile a Villapiana, ricordando che la classifica a squadre è stata vinta dal Velo Club Città di Marostica a pari punti con il Postumia 73 di Oliviero, ma presente con un maggior numero di iscritti. Come di consuetudine, poi la giornata è proseguita per molti con il terzo tempo conviviale.
vice sindaco con Alessandro Omarosa, ma a carattere più generale, adesso avevamo parlato poco fa delle bici sull'acqua, ma a carattere più generale, ossia quelle attività che interessa tutta la popolazione che è ospite a Lignano o Sabbia d'Oro. Che cosa ha presentato questa cittadina e che cosa ci sarà per la seconda parte, diciamo, di questa stagione, no? Balneare. Beh, Lignano Sabbia d'Oro come città dello sport continua a essere un centro affermato della filosofia della nostra amministrazione. Proprio la scorsa settimana sono realizzati i campionati italiani di beach soccer, la finale nazionale che ha visto la Pool Scudetto nella Beach Arena. La Beach Arena Lignano Sabbia d'Oro in questo momento ha indicativamente 800 posti Covid, è una delle beach arene più importanti e con maggior storia d'Italia. Qui sono realizzati per oltre 20 anni campionati di beach soccer. Quest'anno abbiamo avuto la finalissima che non solo ha consegnato il titolo nazionale ma anche il campionato under 20 di beach soccer, che ha visto così diffondere il nome di questa attività tipica della spiaggia che si è affermata ancora più a Lignano Sabbia d'Oro. Contestualmente abbiamo inaugurato nei primi giorni di agosto lo skate park, un'opera pubblica importantissima che speriamo abbia un seguito non solo negli skater locali ma anche naturalmente come implementazione turistica, e nello stesso weekend abbiamo avuto una tappa del campionato nazionale con oltre 200 iscritti. E da questo punto di vista Lignano Sabbia d'Oro è stato l'ombelico del mondo dello skateboard, che è una disciplina olimpica proprio da queste ultime edizioni dei giochi in Giappone a Tokyo. Di conseguenza lo sguardo della località rispetto a queste discipline che sono delle nicchie continua a tenerci portabandiera di tutte queste discipline sportive. Allo stesso modo, come dichiarava Massimo Brini, assessore allo sport, i mesi di settembre e di ottobre saranno i mesi dedicati alle varie discipline. Abbiamo in calendario non solo la SAP Marathon, che è questo periplo di Lignano con il SAP, oltre 150 atleti si sfideranno anche in questa gara, diciamo a staffetta, girando Lignano in quelle che sono le acque del mare Adriatico, della laguna, del fiume Tagliamento, per poi andare verso altre attività che sono inclusive di accessibilità. Avremo il campionato italiano di powerlifting para, dunque avremo gli atleti speciali che verranno nel nostro palazzetto dello sport a fare il sollevamento pesi e a contendersi il titolo nazionale. Avremo anche una quadrangolare come ogni anno di basket, squadre di Serie A che si sfideranno nei primi giorni di settembre per iniziare la stagione non ufficiale. La Corsa delle Rose, un evento ludico-motorio cui ricavato andrà in beneficenza, e naturalmente la lotta contro il tumore per le donne, diciamo il messaggio che si vuole lanciare, ma non solo, tanto mare. Grazie al campionato autunnale siamo oltre la 50ª edizione del campionato d'autunno, dunque le barche che da regata nel diporto si sfideranno nel mare antistante Lignano Sabbia d'Oro caratterizzano un po' tutta la figura finale della stagione tantissime, sportiva di Lignano. Tantissime attività per coinvolgere i turisti. Ma Massimo Obrini, i turisti che cosa chiedono ad una città come la vostra, Lignano Sabbia d'Oro? Chiedono tanto e noi diamo anche tanto. Loro chiedono la possibilità di avere piste ciclabili, e queste le abbiamo e ne stiamo facendo sempre di nuove, di avere la possibilità di avere delle bici che possono trovare in un punto della località e lasciare in un altro punto senza dover andare sui noleggi, quindi restituirle eccetera. E poi adesso anche le bici che puoi prendere a noleggio sono parecchie, sono elettriche. Mi quindi scuso abbiamo se, la possibilità. Se interrompo, sì. Stiamo vedendo delle immagini di ripertorio che ci sono state fornite poi. A che cosa fanno riferimento queste? A chi le possiamo chiedere? A Kevin Locatelli? Sì. E questa sì, a Kevin. Allora, questa qua è il bosco di Muzzana, credo. Comunque ci sono grandi parti ho visto il settore di Pordenone, c'è la zona dei Magredi e il punto in cui c'è il guardo sul fiume. Che sono quello che avevamo visto poco fa prima, che sulla Ghiaia, sì, che è stata sul Meduna.
perché ci sono delle caratteristiche, tra l'altro parlavo l'altro giorno con mio papà e mi ha detto che una volta c'erano diversi riguadi in cui attraversavi i fiumi in bicicletta, quello lì è uno dei pochissimi rimasti, che è particolare perché poi quando il fiume corre sotto il letto e quindi tu proprio attraversi il letto di ghiaia, e le sto scoprendo tante situazioni anch'io del Pordenonese, perché c'è tutta un'area che uno non immagina, perché io arrivando da Udine ovviamente non conoscevo benissimo la zona, è incredibile perché rispetto a Udine tu hai la montagna che è a ridosso della città, quindi hai questo clima intanto più fresco per andare in bicicletta, e appena ti esci un attimo da Pordenone, la zona di Caneva, c'ha le sorgenti, quindi è una situazione che per uno, quando me l'avevano proposto, arrivavo da Lignano, ho detto come faccio a coinvolgere la gente, vai là e ti accorgi da solo che la cosa è fresca e uno esce dal mare per trovare delle situazioni del genere, quindi la sorgente del Gorgazzo, la Serenissima, le foci del Livenza, mi pare tutte insieme, ci si è aperto questo mondo qua, e sto vedendo anche nel riscontro col turista che la sta facendo, che si vende da solo. Io avevo la preoccupazione, devo riuscire a spingere la gente in questi settori, e invece sto scoprendo un entroterra, veramente è una situazione bella. E che sono poi, fra l'altro, delle escursioni anche diciamo relativamente lunghe per quanto riguarda il chilometraggio. Sì, infatti quest'anno abbiamo risolto con l'investimento, acquistando 10 bici assistite elettriche. Abbiamo anche lì invece dei problemi su dei ritardi per arrivo, ma settimana prossima dovremo aver tutto. E questo aiuta, perché ovviamente noi finché ci muovevamo a Lignano, quindi Lignano Marano, Bibione, restavamo nel raggio dei 40 km, che è un chilometraggio che più o meno, anche se così fanno paura che al primo che li sente, lo fanno un po' tutti. Lì andiamo su chilometraggi di 50, 60, 70 km, che con la bici assistita vengono compensati e quindi si fanno tranquillamente, oltre poi un po' di dislivelli, perché ad esempio Caneva, se provate a salire sul castello, è come farlo snocolando, nel senso c'è la ripida, però una volta che fai pratica, prendi anche confidenza con i mezzi, ce la fanno più o meno tutti, o qualcuno magari si ferma a piani inferiori. Ecco, la bicicletta elettrica ha cambiato proprio il modo di interpretare la bicicletta, il mondo delle due ruote, anche in vacanza, quindi non è più solo fatica, sì. Non è più solo l'amatore che dice voglio farmi lo zoncolà appunto piuttosto che grappa. Perché io sto seguendo questo evolversi, perché ormai lo faccio da 16 anni questa escursione in bicicletta, e prima in vacanza uno prendeva la bici dell'albergo, una biciclettina, anche non si preoccupava neanche delle marce, perché dice vado a fare un giretto qua nell'area, vado a prendere il giornale, e invece negli anni, bene o male, ma sia a Lignano che nelle località vicino, non ti bastano più i 10 km, i 15 con cui facevi con la bici dell'albergo, adesso vuoi farne 30, 40, lì ti servono le marce, vuoi andare sopra i 40, vuoi andare a grado, vuoi andare un po' più lontano, l'assistita ti risolve quel problema lì, perché ti appiattisce tra le altre le pendenze, quindi le assistite moderne che abbiamo preso quest'anno ha la marcia automatica che rileva da sola quando c'è la pendenza, quindi tu pedali sempre uguale, non sudi di più, non ti stanchi di più, e diventa la portata di tutti. Soprattutto a me succedeva, il marito va, la moglie no, devo lasciarla a casa, la lascio in spiaggia, la porto, non la e porto. E questo diventava un problema. E invece l'assistita ti porti dietro anche la moglie e si va tutti insieme. Sì. Ok, e insieme alla bicicletta elettrica c'è un mondo poi di accessori, di cose che immagino poi servono, le borse, il casco? Ovviamente sì, poi c'è il discorso della sicurezza, li dobbiamo portare via i caschi. Spesso adesso cominciamo nei gruppi, molti che vengono via con me già lo usano, la pettorina, perché ovviamente quando ti muovi su strada, zona, ad esempio sul Pordenonese, certi tratti sono ciclabili, ma altri devi andare su strade principali. Ma tante volte noi con i gruppi cerchiamo anche di gestirci gli attraversamenti, quindi uno con la pettorina fa l'attraversamento e cose del genere. C'è l'indotto che gravita, vero sì, Andrea? Sì. Faccio riferimento anche ai nostri ospiti, c'è un indotto che ruota attorno al mondo della bicicletta. Fra poco avremo la pausa, però un'altra domanda che vorrei rivolgere ad Alessandro Marosa. Da Lignano per andare verso Grado c'è un traghetto che sembra una cosa d'altri tempi, funziona ancora? Ma in realtà in questo momento il tipo di servizio ha bisogno di un'implementazione, una riqualificazione, grazie a quella che è l'attività di promoturismo che l'agenzia regionale e con la regione Friuli Venezia Giulia vera e propria si sta cercando di rimettere in piedi questo servizio, perché veramente unisca tutta quanta la costa. Abbiamo sicuramente Grado che con Trieste è ben servita, questo collegamento deve essere sicuramente migliorato, implementato per cercare veramente di aggiungere chilometraggio a quella che è una visione di promozione comune, perché lo dicevamo l'altra volta, le spiagge dell'Alto Adriatico corrispondono a quella che è la promozione della regione Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, che nel mondo, promuovendosi assieme, tentano di contare qualcosa, dando a fare massa critica e offrendo dei territori che hanno sicuramente delle suggestioni
importanti, ma per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia è uno scrigno tutto da scoprire, con una visione, con un contatto anche a livello visivo molto molto importante per questi paesaggi che si aprono a vista d'occhio, non solo a livello lagunare di quelle che sono le isole della laguna, ma anche nell'entroterra. L'entroterra è un'area vasta al quale noi guardiamo, lo diceva Kevin, l'area del Pordenonese, della Bassa Friulana, sono delle aree che dal punto di vista anche enogastronomico hanno moltissimo da offrire ed è qui sicuramente un valore aggiunto dei nostri territori. Riprenderemo fra poco ancora con queste argomentazioni. Chiara? Sì, perché il tempo scorre ed è arrivato il momento del nostro prossimo servizio, ma prima aggiorniamo ancora una volta le classifiche. Questa volta sono le classifiche diamante maschili individuali. Vediamo come sono cambiate. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Cominciamo dalla categoria allievi, al primo posto Federico Amati, team logistica ambientale con punti 62, al secondo posto per Ivan Toselli, Marco Pantani, official team con punti 59, al terzo posto Filippo Omati, Velo Club Ponte Nure 1957 con 58 punti. Guida la classifica Alessandro Romele, ciclistica trevigliese, con 103 punti. In seconda posizione Samuele Bonetto, Unione Ciclistica Giorgione, con 98 punti. Al terzo posto Manuel Oioli, Team Bike Tartaggia, con punti 89. Al primo posto Filippo Baroncini, team Colpa Caballan, con punti 169. In seconda posizione Joan Ayuso Pesquera, team Colpa Caballan, con punti 142. Il terzo posto per Luca Colnaghi, Trevigiani, Campana Imballaggi Geotex, con punti 99. Prende la partenza da Noventa a Padovana la quindicesima classica delle due province, da Noventa a Padovana a Enego, da Padova a Vicenza. Prova per corridori juniores valida per la nona edizione del trofeo dello scalatore. Prima della partenza sentiamo le interviste. Cosa molto strana, io che intervisto il mio presidente, fai tantissimo per questo ciclismo, sei qui presidente del team Work Service, sei qui come sponsor, fai tanto per il movimento e di fianco a te c'è il futuro. Questi ragazzini, il futuro sono e appassionare questi ragazzi, è la nostra battaglia da molti anni. Concentrarci in queste categorie giovanili, sai Lello, continuare ad avere la forza di organizzare le corse, la costanza, cercare di sostituire anche chi magari per esigenze di età non ha più la forza, non ha più lo stimolo di farlo, e poi nascono questi ragazzini che diventano come te, vincono il Giro d'Italia, si appassionano, corrono in bici, gli forniamo la bicicletta, gli insegniamo che cosa significa stare con l'amichetto, sacrificarsi per l'amichetto, fargli vincere la corsa, no? Grazie Presidente, grazie Massimo. Grazie a voi, grazie a Teleciclismo, la nostra Teleciclismo. Un evento a 90 importantissimo con un arrivo su una salita inedita, Enego. Cosa vuol dire in tempi di Covid il vostro contributo? Beh, innanzitutto il ringraziamento vivo e sentito nei confronti della società sportiva e di tutte le
poi gli sponsor che è riuscita a coagulare intorno a questa idea forte che per la 15ª edizione parte da Noventa e arriva a Enego, parte dalla pianura e arriva in montagna. Il grazie va al presidente della società sportiva, Gianni Destro, della locale del gruppo sportivo Noventana. Il ciclismo vive in grazie a lui negli ultimi 30-40 anni qua a Noventa. Quindi questo momento significativo, un momento significativo anche perché da qui passano, ne abbiamo avuto traccia negli anni, campioncini. E quindi è un orgoglio per la cittadinanza di Noventa sapere che questo è un punto di partenza per una gara di quelle significative e importanti. Gianni, ci siamo, siamo pronti per partire. Purtroppo l'anno scorso a causa pandemia non abbiamo potuto organizzare la Noventa Enero, quest'anno per fortuna abbiamo la possibilità di ritornare in pista, posso ringraziare tutti gli sponsor che mi hanno contribuito come i Lattiani, tutti i fornitori che mi danno una mano, è stato fantastici, i volontari, per non dimenticare i volontari, e le società che hanno e quello che fanno il carnet della società. Posso ringraziare le forze dell'ordine, dei carabinieri, vigili, polizia stradale, tutti quanti che tutti coloro che hanno chiesto hanno il diritto per darmi una mano che è molto importante. Dottor Marcello Bano è qui in veste di rappresentante della provincia. In tempi di Covid, soprattutto in tempi di ripresa, ci siamo. Sì. Per me è una grande soddisfazione perché tra l'altro mi occupo di viabilità e quindi rilascio le autorizzazioni per questo tipo di manifestazioni, per me è assolutamente fondamentale. E c'erano stati qualche piccolo problema di rilascio di autorizzazioni su Cittadella e abbiamo risolto. E sono doppiamente contento perché Noventa è il posto in cui abito, in cui vivo. Enego è il posto in cui la mia famiglia è nata, cioè noi Bano veniamo da Enego e quindi per me è una doppia soddisfazione essere qui oggi. Io volevo farle i complimenti e soprattutto ringraziarle a nome di tutti gli atleti perché grazie a persone come lei il ciclismo non si ferma. No, io ringrazio tutti, ringrazio Levorato, ringrazio Gianni Destro, ringrazio anche l'amministrazione di Noventa per la disponibilità. E la prossima volta la provincia di Padova sarà un partner assolutamente primario. Intanto la 15ª edizione della classica delle due province ha cominciato a muovere da Noventa Padovana a Enego per 104 km. Gli ultimi 20 in costante salita per raggiungere Monte Lisserre. Questa 15ª edizione della classica delle due province proposta dal gruppo ciclistico Noventana, la formazione diretta da Gianni Destro, mentre i corridori stanno transitando ora nei pressi di Cittadella, con il gruppo ciclistico Noventana dunque a proporre questo appuntamento con un forte apporto collaborativo da Work Service Group, quindi da Massimo Levorato. E quando parliamo di Work Service dobbiamo dire che la formazione di casa in questa circostanza è proprio Work Service Speedy Bike, la squadra diretta da Matteo Berti, Fabio Camerine e Antonio Santoro. Nel frattempo il passaggio a Bassano del Grappa, dove è posto il traguardo volante, e i corridori fra poco si inseriranno sulla Valsugana per raggiungere Primolano e poi piegando sulla destra usciranno dalla statale per inserirsi sulla salita che porta prima a Enego e poi a Monte Lisserre per la conclusione. Ci sono stati tanti momenti di attacco, tanti allunghi che hanno ravvivato la corsa e tenuto alto il ritmo, mentre qui sono già i corridori a Primolano e cominciano ad affrontare la salita. Si vanno ad affrontare gli ultimi 20 chilometri. Davanti c'è Alessio Delle Vedove di Borgo Molino, un corridore nato nel 2004 che ha vinto il Giro del Ponte ad Oderzo il primo di agosto, e lui a fare l'andatura, ma ci sono un po' tutte le formazioni con i propri corridori là nelle primissime posizioni. Nasce un'azione però con Gorgian Zan di Peretunina, poi c'è Leonardo Volpato e Giovanni Giordan dell'Unione Ciclistica Giorgione, assieme a questi anche Thomas Casasola del team Danieli e Sergio Giaffreda di Autozai. Ecco che vediamo i due del Giorgione condurre l'azione mentre perde contatto il corridore
di Peretonina, la formazione slovena. Rimangono quattro a spartirsi la fatica, ma c'è anche il gruppo che sta reagendo con l'attenzione tenuta molto alta nelle primissime posizioni dai corridori di Borgo Molino, Rinascita Ormelli, Andrea Bettarello e Matteo Scalco, che stanno imprimendo un ottimo ritmo al gruppo ancora numeroso che viaggia alle spalle del quartetto, che sta però oramai per essere raggiunto dagli inseguitori. Quindi nuove proposte, e la nuova proposta è di Federico Savino, Work Service Speedy Bike, nato nel 2004, è di Migliarino Pisano, rompe l'indugi, allunga perentorio sul gruppo, ma gli si incoda sulla ruota, vedete, Lorenzo Rimaudo di Energy Team, nel corridore nato nel 2003, arriva dalla provincia di Cuneo, recente vincitore alla Vittorio Veneto Passo San Boldo. Poi rientra anche Oscar Garzoni, il colombiano di Work Service Speedy Bike, e Matteo Scalco, il vicentino di Sandrigo, in forza a Borgo Molino, Rinascita Ormelle. E dobbiamo dire, per quanto riguarda Scalco, il migliore dei corridori veneti ai campionati italiani. Rimescolamento ancora con il gruppo che non concede spazio, ma lo spazio lo va a ricercare Andrea Racagni, ancora Work Service Speedy Bike, che sulla corsa di casa sta facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità per agguantare il successo. Ora è Andrea Racagni, il corridore genovese, arriva da Chiavari, che se ne va solo al comando. Sul gruppo l'attenzione si alza sempre più. Non c'è l'intenzione proprio da dietro di concedere spazio, proprio per le formazioni dirette antagoniste di Work Service Speedy Bike. Bisogna alimentare un buon ritmo per agganciare Andrea Racagni, che sta per avvicinarsi via via sempre più a Enego. Quindi eccoci qua, siamo proprio nel centro abitato di Enego, questa ridente località turistica inserita sull'altopiano dei sette comuni. Fra poco piega sulla destra e saranno ancora 10 chilometri da percorrere su un percorso che presenta una costante salita sino al traguardo. Da dietro l'attenzione tenuta alta da Andrea Bettarello, il veneziano di Meolo, e poi ancora il vicentino di Sandrigo, Matteo Scalco. Però in seconda battuta lì vediamo i corridori di Work Service che fanno buona guardia sull'azione che è ancora proposta da Federico Savino. Dopo un ennesimo rimescolamento prova nuovamente Federico Savino, il corridore pisano di Migliarino, classe 2004, che si propone ancora protagonista nel finalissimo. Oramai dal gruppo esce Lorenzo Rimaudo, Energy Team. È un confronto serrato fra questi due corridori, il piemontese di Rodi, dalla provincia di Cuneo, Rimaudo, che prova ad agganciare per l'appunto Savino. In terza battuta troviamo il colombiano di Work Service Speedy Bike, è Oscar Garzone, che sta mettendo in evidenza le sue doti, le sue caratteristiche. Da questo tornante ancora una volta abbiamo la possibilità di vedere quanto è il vantaggio di Federico Savino, che sente di poter far sua e quindi portare tanta gioia nella sua squadra, nel suo gruppo, mentre l'immagine passa su Rimaudo, che vede a breve distanza il suo diretto antagonista, vede Savino che sta mulinando lì davanti. Ecco, anche da questa curva vediamo quant'è la distanza fra Savino e Rimaudo quando siamo a circa 6 chilometri dalla conclusione. Ecco, in questo punto sono esattamente 5 chilometri al termine della corsa, si va, ripeto, verso Monte Lisserre, dopo che saranno stati percorsi complessivamente 104 chilometri. Vedremo chi potrà però mettere il proprio nome sull'albo d'oro di questa competizione. Transita Lorenzo Rimaudo e questo è il momento del riaggancio.
Rimaudo aggancia Savino. Savino che continuamente prova a scattare per anticipare il diretto avversario sul traguardo della quindicesima classica delle due province, da Noventa Padovana a Eneco. Manca oramai pochissimo alla conclusione. C'è l'opportunità per tentare gli sganciamenti. Ci spostiamo intanto sul traguardo e nel finalissimo è proprio Lorenzo Rimaudo che si prende perentoriamente il comando, agguanta anche 17 secondi su Federico Savino che si deve accontentare della piazza d'onore. Poi al terzo posto ancora i colori di Work Service Speedbike con Oscar Alfonso Garzone, eccolo qua che termina al terzo posto. Vediamo ora per la quarta posizione, sono quattro i corridori, regola il quartetto Andrea Bettarello, poi troviamo Casasola, Giunta e Giaffreda, Casetta a seguire in ottava posizione, poi Zordan e Scalco al decimo posto. E adesso ascoltiamo le interviste. Ed eccoci con il vincitore, il piemontese Lorenzo Rimaudo. Un bel inseguimento sul battistrada, raggiunto a qualche chilometro dal traguardo, testa a testa. Ho patito il suo scatto agli 800 metri circa, poi per fortuna sono riuscito a riprendermi un attimo e riuscire ancora ad attaccare sul finale, dove sono riuscito a sprigionare tutte le forze che mi erano rimaste ed è andata bene, dai. Di solito i professionisti prima di un tappone vanno a visionare la salita, tu l'avevi vista questa, la conoscevi? Sì, l'abbiamo vista ieri siamo venuti su, l'abbiamo vista, abbiamo fatto un giro e le sensazioni erano buone, poi stamattina è andata come è andata, quindi dai, sono contento. Soddisfatto patron Massimo Levorato, lo vediamo qui con i suoi corridori, secondo e terzo classificati. Roldano, sono soddisfatto, i ragazzi chiaramente hanno dimostrato un'unione di squadra che è caratteristica di quello che è poi l'insegnamento di Matteo. Lui punta molto ad avere un gruppo coeso, un gruppo di amici. Il secondo e il terzo posto sono due risultati di grande soddisfazione in una corsa competitiva e dura come questa. Riprendiamo ancora con i nostri ospiti, con Lignano Sabbiadoro. Avevamo lasciato Massimo Brini, che è assessore al turismo, poco fa doveva completare il suo ragionamento per quanto riguarda le offerte verso i turisti, verso gli ospiti di questa località. E abbiamo parlato tanto di sport, ma non c'è soltanto lo sport che coinvolge, no, la gente, perché io credo che ci sia alla fine anche tanta vita notturna, no, a Lignano Sabbiadoro? Sì, e negli ultimi anni ci eravamo proposti ed eravamo ormai diventata una delle località principali in Italia per quanto riguardava la musica, quindi iniziavamo tutti i concerti o la maggior parte dei grossi concerti in Italia partivano da Lignano Sabbiadoro, cito quello di Vasco Rossi, di Jovanotti, di Tiziano Ferro, di Cremonini e poi facciamo tutta una serie di eventi e di concerti durante tutta la stagione. Però Lignano, oltre a offrire anche diciamo questi eventi musicali, offre tanto anche dal punto di vista della cultura, per cui abbiamo anche grandi autori, abbiamo il premio Hemingway, tutta una serie di grandi autori che vengono a Lignano a presentare i loro libri e ci sono gli incontri il giovedì con l'autore e il vino e poi altri incontri che vengono fatti in terrazza a mare o quest'anno abbiamo utilizzato anche l'Arena Alpe Adria proprio per presentare il premio Hemingway. Però poi abbiamo il premio Serbanenko, abbiamo Lignano Noir, quindi con tutti i migliori scrittori a livello nazionale che vengono giù a presentare i libri e i loro lavori. Quindi questa è una finestra che si apre verso il mondo, no? Grazie a queste rassegne e a questi appuntamenti. Noi siamo molto bravi a fare gli eventi, ma non siamo talmente bravi a pubblicizzarli, a promozionarli, quindi io ringrazio per darci questa possibilità, perché veramente il turista a Lignano Sabbiadoro non si annoia mai e oltre a quelle che sono tutte queste attività, ogni anno, e ritorno alle piste ciclabili perché è un argomento che mi interessa tantissimo,
e spendiamo parecchi soldi per fare nuove piste ciclabili. E ad esempio quella che è sul lungo Laguna è stata un'idea che avevo avuto nell'altro secolo, nel 98, siamo riusciti a realizzarla e quest'anno come amministrazione siamo arrivati in fondo e quindi l'abbiamo terminata. Però, che poi mi sembra si collega a questa via, alle grandi vie a carattere nazionale, a carattere europeo, vorrei dire quasi, no? Sì, perché poi si prende l'argine del fiume Tagliamento, si arriva alla Tisana e lì ci si prende con le altre stecche delle piste ciclabili. Però come località abbiamo avuto anche dalla FIAIB per il terzo anno consecutivo la bandiera gialla con 3 smile, però ci hanno già annunciato che proseguendo su questa strada il prossimo anno abbiamo anche il 4° smile e 5 il punteggio massimo, per cui diciamo andiamo in quella direzione. A proposito di piste ciclabili, adesso noi ne parliamo a livello turistico e quindi a livello diciamo di piacere di andare a pedalare, ma avete visto una differenza anche su quella che è l'incidentalità, cioè del fatto che sicuramente voi Lignano d'estate rappresenta un posto ad alta intensità turistica, sicuramente c'è tanto traffico a livello di movimento di persone. Quanto è importante la presenza di piste ciclabili per garantire la sicurezza anche di chi va in bicicletta, di chi poi va a piedi? Tantissimo, anche perché questo ci ha permesso di fare parecchie strade a senso unico, immettendo la pista ciclabile, e quindi evitando il doppio senso sono diminuiti di molto gli incidenti, sia tra veicoli che veicoli e ciclisti e veicoli e pedoni. Per cui l'abbiamo ritenuto importantissimo, anche se in un primo momento non tutti i concittadini hanno capito dove stavamo andando, ma poi hanno apprezzato questo sforzo qua e oggi ci stanno anche un po' ringraziando. Sì, per una mentalità fatto. Quella che deve trapassare. Sì, ogni tanto bisogna prendere dei provvedimenti anche un po', tra virgolette, impopolari all'inizio per poi avere dei risultati, se no rimanendo bloccati non andiamo da nessuna parte. Appuntamenti anche con la musica, con diciamo questi concerti di grande richiamo, di grosso richiamo. Che cosa c'è in programma? Che cosa avete fatto e che cosa si farà? Beh, diciamo che stiamo cercando naturalmente di completare il programma per questa stagione. Parlavo prima di quelle che sono le limitazioni imposte dal periodo emergenziale. Noi in realtà stiamo già progettando e stiamo mettendo veramente tanta carne a fuoco per la stagione 2022. Ma le limitazioni hanno condizionato un po'? Sicuramente, non solo nel numero ma nella tipologia anche, voglio dire, dei cantanti, perché i cantanti, quelli diciamo che fanno breccia, quelli di prima fascia, non sono usciti. Sappiamo che il limite quest'anno era di 1000 persone per i concerti. Di conseguenza qualche artista ha diciamo procrastinato al 2022, qualcuno addirittura, come Tiziano Ferro, al 2023, quelli che sono i concerti. Di conseguenza stiamo già lavorando e stiamo mettendo in piedi una stagione importante anche per il 2022, ma ci tenevo a integrare un po' questo discorso sulla mobilità sostenibile, che è fatta sicuramente di bicicletta, è fatta di bike sharing. Noi a Lignano siamo stati tra le prime località turistiche al mare ad avere la Mobike, dunque la possibilità con un'applicazione di poter condividere queste biciclette e dunque utilizzare in un tessuto urbano un mezzo che non emette CO2. Abbiamo da quest'anno anche il servizio del monopattino condiviso, dunque con un'applicazione si può girare, nonostante in questo momento siano messi un po' alla graticola i monopattini, però devo dire che in questi 3 mesi di stagione noi invece abbiamo avuto voglio dire dei riscontri molto positivi rispetto a quello che è stato anche il senso civico dei fruitori di questo tipo di servizio. E vorrei poi terminare con quelli che sono due elementi imprescindibili della località di Lignano Sabbiadoro, che sono i due piani urbanistici d'Olivo, dunque una chiocciola urbanistica sperimentale degli anni 60, e Piccinato, due grandissimi architetto d'Olivo, urbanista Piccinato, che hanno elaborato dei piani che sono in questo momento meta di escursioni in bicicletta e che permettono di vivere la cultura, l'arte, l'architettura di queste case di vacanza degli anni 60, che è un modo inconsueto per poter conoscere una località. Sono varie le visite che l'Università di Zurigo fa a Lignano Sabbiadoro, siamo studiati, siamo nei libri di urbanistica, di architettura, per quelli che sono questi piani. Ha toccato un argomento che mi incuriosisce, perché leggendo
sulle pagine che raccontano la storia di questa località, ho notato un passaggio importante: le case sull'acqua. Ce ne parla? Le case sull'acqua. Io arriverei immediatamente a questi ultimi anni in cui c'è stata un'evoluzione vera e propria di quella che è stata la legge regionale, che ha permesso di creare, tra le varie forme diciamo di alberghi, anche con i marina resort, una particolarissima tipo di offerta turistica in quella che è la Cito Marina Azzurra, che è una darsena con delle case mobili che veramente rispecchiano a livello estetico quelle che sono le casette un po' dei pescatori, casoni con questi tetti ricoperti di paglia, ma che in un ambiente unico su quelle che sono le sponde del fiume Tagliamento, che è uno dei meno antropizzati d'Europa, in realtà forniscono un unicum in Italia che permette di vivere una vacanza in totale serenità, di stare a contatto con il fiume, uno dei fiumi di Hemingway, il Tagliamento tra l'altro, e permette poi di partire con delle mete verso le escursioni sia verso il mare Adriatico e sia verso l'entroterra. Quanti momenti di coinvolgimento, Chiara? Davvero tanti. Immagina com'è bello. Ritorneremo su questo argomento fra poco, adesso è il momento del nostro servizio, ma prima aggiorniamo le classifiche, questa volta le classifiche per società. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Al primo posto Marco Pantani, Official Team, con punti 125. In seconda posizione Ciclistica Biringhello con punti 106. Il terzo posto per Bustese Olonia con punti 94. Al primo posto Borgo Mulino, Rinascita Ormelle con punti 244, segue l'Unione Ciclistica Giorgione con punti 135, terzo posto per il team Bike Tartaggia con punti 126. Al primo posto il team Colpack Ballan con punti 636. Segue Zalf Euromobil Desire Fior con punti 533. Il terzo posto per General Store SGB Fratelli Curia con punti 246. Dopo un anno di stop forzato, il Gran Premio Sportivi di Poggiana torna puntuale per la 45esima edizione, allestita con grandissima passione da tutto lo staff dell'UCI Asolo Bike Poggiana, capitanato da Gianpietro Bonin, il presidentissimo. Prima del via, i ricordi commossi per Alberto Comacchio e soprattutto per Gianluigi Contarin, che ci ha lasciato troppo presto. Due grandi figure che hanno fatto la storia di questa corsa, da passare la bandierina a scacchi proprio Gianpietro Bonin. 163 gli atleti in gara per una classica che non poteva mancare nel calendario internazionale riservato agli under 23. Oggi con me in cabina di commento anche Lello Ferrara, una corsa da vivere. Una gara importantissima, un'internazionale che sicuramente proietterà il vincitore
a livello internazionale e soprattutto nel mondo del professionismo. 164 chilometri da compiere, caratterizzati da ben 7 Gran Premi della montagna. Infatti ci sono due passaggi sulla Forcella Mostacin, 4 Gran Premi della montagna disseminati nei 4 giri collinari e poi l'inedita salita di Asolo che farà da ultimo trampolino di lancio verso il gran finale. Un tracciato esigente. Percorso duro, vincerà sicuramente un corridore con delle caratteristiche da scalatore o un passista scalatore, e ne vedremo delle belle perché il circuito offre tanto per gli attacchi. Prima parte di gara pianeggiante, si corre in una domenica decisamente assolata e calda e prende subito in là l'azione, la prima azione importante di giornata. A tentarla sono 17 corridori, si tratta di Giulio Masotto della Zalf, Davide Ongaro e Francesco Furlan della Trevigiani, Lorenz Piti della Groupama, Jogan Stein della Vino Astana Motors, Lorenzo Peschi della Beltrami TSA Trecolli, Aleksandr Berezniak della Gazprom Rusvelo, Leandro Masotto della Iseo Rime Carnovali, Anze Skok della Lubiana Augusto, Andrea Taffarel della Bibanese, Marco Trevisiol della Northwave, Matteus Govekar della Tirol KTM, Christopher Consolaro della Palazzago, Bram Lerkers della VPGA Amsterdam, Andreas Presti della Valcavasia e della coppia della Viris Vigevano composta da Matteo Fiaschi e Marco Ranciglio. Questi 17 corridori che se ne vanno dopo una quindicina di chilometri arriveranno a guadagnare un vantaggio massimo di 4 minuti e 40 secondi sul gruppo e andranno così ad imboccare la prima salita di giornata, quella di Forcella Mostacin, in testa alla corsa. Bellezze in gara, bellezze anche nella carovana di Poggiana e bellezze artistiche, quella della villa di Maser. Una corsa, una giornata di grande festa. Finalmente si può ripartire con una giornata stupenda, una gara importante e soprattutto tanto pubblico, sempre nel rispetto delle normative Covid. Con le nostre immagini siamo già alla prima scalata della Mostacin, avete visto a fare il ritmo in testa alla corsa, c'è la maglia della Zalf Aeromobile Désiré Fior con Giulio Masotto che va ad allungare in compagnia del fratello Leandro che invece veste la maglia della Iseo Rime Carnovali. Questi due corridori fanno il forcing nella prima salita di giornata mentre alle loro spalle si disintegra il drappello dei fuggitivi della prima ora, c'è già una prima selezione. Sicuramente questo è un accordo leale, due fratelli sicuramente non si risparmieranno e chi è davanti su questo percorso con un buon vantaggio sicuramente sarà favorito. Un percorso esigente, dicevamo quello di Poggiana, un percorso classico per una corsa che ha sfornato fior fior di campioni e infatti basta scorrere l'Albo d'Oro, basta vedere anche semplicemente l'ultimo vincitore, quel Fabio Mazzucco che nel 2019 staccò proprio in questa occasione il biglietto per il professionismo. Siamo al Gran Premio della Montagna di Forcella Mostacin, transitano i due fratelli Masotto, quindi i resti di quella che era la fuga della prima ora e poi il gruppo dei più attesi della giornata che transita con 3 minuti e mezzo di ritardo ed è già un po' selezionato rispetto ai 163 al via. Sicuramente e ora ne vedremo delle belle perché dai piedi, diciamo dalla discesa del Mostacin, quando comincerà il circuito sicuramente verrà ancora fuori più selezione. Con il passare dei chilometri sui due fratelli Masotto si riportano altri 5 corridori, si tratta di Davide Ongaro della Trevigiani Campana Imballaggi Geotex 2000, quindi Aleksandr Berezniak della Gazprom Rusvelo, Anze Skok della Lubiana Gusto, Matteus Govekar della Tirol KTM e quindi Christopher Consolaro della Velo Racing Palazzago. Questi 7 corridori dunque vanno a fare da testa della corsa quando al traguardo mancano poco più di 70 km. Siamo circa a metà corsa e intanto alle loro spalle iniziano a muoversi i big, gli atleti più attesi che vanno a risalire la situazione anche se in questo frangente i 7 battistrada conservano ancora più di 2 minuti sui più immediati inseguitori. Una fase di gara transitoria ma è qui che si decidono le sorti della corsa. Sì, sicuramente davanti, facendo un ritmo regolare, sono avvantaggiati e arriveranno in fondo alla gara, ma da dietro sicuramente i migliori dovranno muoversi per avvicinarsi.
Una gara, quella di Poggiana, che anche quest'anno è inserita nel Grand Prix Trofeo Internazionale Città Murata, che comprende al proprio interno anche la 35esima edizione del Giro del Medio Brenta, che si è corsa ad inizio luglio e che a fine stagione dovrebbe recuperare anche l'Alta Padovana Tour grazie al lavoro dell'appassionato Pierluigi Basso. Intanto con le nostre immagini vediamo i sei inseguitori dei sette battistrada, un drappello che si è formato proprio all'inseguimento dei fuggitivi della prima ora, che è composto da Edoardo Zambanini della Zalf, quindi Lewis Husky della Gruppa MA, Edoardo Sandri della Team Friuli, Alessio Martinelli della Colpack Ballan e da Riccardo Ciuccarelli della BS Arvedi insieme ad Alessio Nieri della Mastromarco. Questi sei corridori inseguono i sette battistrada con 50 secondi di ritardo quando siamo già sulle rampe di Forcella Mostaccin con i fuggitivi. Vedete che è Giulio Masotto a dettare il ritmo, mentre Leandro Masotto va in difficoltà e perde contatto. Restano dunque in quattro a comandare la corsa quando è ormai in vista il penultimo Gran Premio della montagna di giornata. Sono curioso di vedere come andrà la discesa e il tratto che poi porterà all'ultimo Gran Premio della montagna, perché lì ci sarà spazio per rientrare sicuramente, quindi da dietro penso che avverrà sicuramente qualcosa. Va a scollinare per primo Giulio Masotto sulla sua ruota Hanses Koch della Lubiana Gusto, quindi Mateusz Govekar della Tirol KTM. Questi ragazzi insieme ad Alexander Berezniak della Gazprom Rusvelo, che sono stati i grandi protagonisti dell'edizione 2021 della Classica di Poggiana. Una gara che ha visto in carovana anche il CT azzurro Marino Amadori, che è venuto qui per fare le ultime considerazioni in vista del Tour dell'Avvenire e soprattutto in vista dei campionati europei del mondo che ci attendono prossimamente. Sui quattro battistrada, proprio nel tratto pianeggiante, rientrano i più immediati inseguitori, che sono i ragazzi che avevamo nominato prima, e quindi Husky, Zambanini, Martinelli, Sandri, Ciuccarelli e Nieri, che vanno così a comporre un drappello di 10 unità al comando della corsa quando si va ad affrontare l'inedita salita di Asolo. Infatti quest'anno si sale verso la località San Martino da un versante che non era mai stato affrontato. Comunque, Lello, un versante impegnativo. Duro, soprattutto all'inizio, con pendenze molto ripide, e secondo me il bello arriverà dopo la parte dura, perché lì chi ha gambe sicuramente dovrà provare a fare qualcosa. Tra i 10 battistrada ci sono atleti di primissimo piano, su tutti proprio il britannico Lewis Husky della Gruppa MA FDJ, reduce da una corsa a tappe in terra francese, corsa con i professionisti, la Case Braze, ma intanto vediamo che ad allungare è Riccardo Ciuccarelli della BS Arvedi, lui che in questo 2021 ha già raccolto un successo tra gli Under 23 al Giro d'Italia, quando ha conquistato l'ottava tappa, la Aprica Andalo, giungendo in solitaria sul traguardo. Suo il forcing in salita, mentre alle sue spalle è Edoardo Zambanini a tentare di rispondere a questo allungo. In difficoltà invece gli altri, soprattutto quelli che erano in avanscoperta sin dalla prima ora di gara. Ottimo il ritmo in salita di Ciuccarelli. Manca tanto, sicuramente sarà un attacco non decisivo per provare a vedere di portar via un gruppetto. Sulla ruota di Ciuccarelli si riportano quindi Lewis Husky, Edoardo Zambanini e Alessio Martinelli, anche quest'ultimo della Colpack Ballan, lo abbiamo ritrovato protagonista nelle ultime settimane anche sul podio della Bassano Montegrappa. Tutti atleti che vanno bene in salita. Sicuramente a Poggiana non può essere davanti un corridore che non va forte in salita, Andrea. Tratto in discesa spettacolare verso Asolo, un marchio di fabbrica questo di Asolo, che ha sempre caratterizzato la corsa di Poggiana. Quando si torna in pianura però torna ad infultirsi anche il gruppetto di testa, infatti oltre ai ragazzi che abbiamo citato giungono su di loro anche i più immediati inseguitori, e dunque si va a formare un drappello di 14 unità quando siamo a 20 km dal traguardo. In testa alla corsa troviamo Giulio Masotto, Edoardo Zambanini della Zalf, Lewis Husky della Gruppa MA FDJ, un terzetto della Colpack Ballan composto da Rastelli, Martinelli e Baroncini, quindi Riccardo Ciuccarelli della BS Arvedi, Berezniak della Gazprom, Skok della Lubiana, Govekar della Tirol KTM e la coppia della Mastromarco con Marcellusi e Nieri.
Fase di studio in testa alla corsa con Baroncini che cerca di organizzare i propri compagni di squadra ed è proprio qui che ne approfitta il marchigiano Riccardo Ciuccarelli per lanciare un secondo attacco, questa volta una stoccata secca. Eh sì, diciamo che quello meno veloce del gruppetto, lui deve provarci, è un attaccante nato e questo è un attacco vero e proprio. Una azione decisa, quella con cui Ciuccarelli è uscito dal drappello dei 14, non un vero e proprio contropiede, ma un'azione studiata, voluta, che gli permette di conquistare nel volgere di poche pedalate ben 20 secondi di vantaggio. Infatti eccolo là il vantaggio che ha conquistato da subito Ciuccarelli, che mette lungo rapporto e spinge deciso verso Poggiana. Ad attenderlo però ora c'è tutta pianura. Se dietro non si organizzano subito, lui può arrivare, anche perché il percorso è sì pianeggiante, ma lui ha dimostrato di andare forte oggi. Quando ci apprestiamo a transitare per la penultima volta sulla linea d'arrivo di Poggiana e quindi ad ascoltare il suono della campana, Ciuccarelli guida la corsa con appena 15 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Poco più indietro anche altri gruppetti, che sono quei 45 corridori che poi andranno a concludere la prova di Poggiana targata 2021. Quindi applausi, incitamenti per Ciuccarelli al passaggio sulla linea del traguardo e poi gli inseguitori trainati proprio dalle maglie della Colpack Ballan, che sembrano poter tenere sotto controllo l'allungo di Ciuccarelli. Sì. Anche perché dietro dicevi prima che c'era un gruppetto che si stava avvicinando e potrebbe favorire Ciuccarelli, perché nel rimescolamento ci potrebbe essere un rallentamento. E infatti Radio Corsa dà l'aggiornamento all'uscita dell'abitato di Poggiana, aggiornamento cronometrico che assegna un vantaggio decisamente più ampio per Ciuccarelli, che è riuscito a far salire le lancette sino a 40 secondi sui più immediati inseguitori. Disco verde dunque per l'attacco del coraggioso ragazzo diretto da Marco Milesi, un atleta che abita a pochi chilometri da Capodarco, Capodarco la classica internazionale d'agosto gemellata proprio con la gara di Poggiana, e dunque che non sia l'anno buono per Ciuccarelli anche per puntare una straordinaria doppietta. Intanto Poggiana l'ha già messa nel mirino. Sì, mettendo in tasca anche la tappa del Giro d'Italia che arrivava ad Andalo, quindi il ragazzo sicuramente potrebbe essere di interesse per una squadra professionistica. Finale tutto in discesa, anche se è pianura, ma ormai è già una passerella d'onore quella che vede Ciuccarelli giungere a Poggiana, una Poggiana gremita di pubblico nel rispetto delle norme anti-Covid, un pubblico che si è disposto negli ultimi 300 metri e che va ad accogliere con un grandissimo e meritatissimo applauso il successo con cui Riccardo Ciuccarelli va a conquistare la 45esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, trofeo Bonin Costruzioni Gran Premio GSG, completando i 164 km in 4 ore 1 minuto e 19 secondi. Si sprinta per il secondo posto che va al britannico Lewis Huskey, terza piazza invece per Filippo Baroncini. Seguono Lorenzo Quartucci, Matteus Govekar, Giulio Masotto, Alexander Bresniak, Edoardo Zambanini, Anze Skok e Martin Marcellusi. E ora spazio alle voci dei protagonisti di giornata. Riccardo Ciuccarelli, che numero ti sei inventato in questo finale del Gran Premio Sportivi di Poggiana? Ma è incredibile, perché non ci credo. Dopo la vittoria del Giro ho detto ripetersi è impossibile, invece ci sono riuscito e sono contentissimo. Ho lavorato duro in questo mese e sono arrivato qui consapevole che il finale non era proprio adatto a me e ho detto devo provare il tutto per tutto. E non pensavo di farcela perché avevo 5 secondi, ma ho tenuto duro davvero, ho detto ormai è andata, l'ho fatto, devo portarlo a termine e ci sono riuscito, ancora non ci credo perché ho fatto una cosa che non mi aspettavo proprio. Alle tue spalle c'era una dozzina di uomini che erano i più forti oggi al via, ma tu sei riuscito a guadagnare chilometro dopo chilometro, cosa hai pensato in questo finale? Ma avevo un gran mal di gambe perché comunque ho corso anche ieri e arrivo in salita ieri, quindi oggi le gambe erano abbastanza impegnate. La facciamo una dedica? Ma una dedica sicuramente va a tante persone, alla famiglia, al direttore sportivo che Marco Milesi, che delle volte oggi non ci credeva neanche lui. È arrivato Marco Milesi nel frattempo? Sì, forse mi ha preso un po' per pazzo quando mancavano 10 km, perché non è una cosa da me questa, fare questi numeri in pianura, quindi... Però sono contento, dai. Marco Milesi, cosa hai pensato quando a 15 km all'arrivo Ciuccarelli si è andato tutto solo con 12 uomini in seguimento? Ma è abbastanza azzardato, però
stamattina alla riunione ho detto che avevo vinto con Nardelli attaccando in quella zona lì e gli è portata bene anche lui. Nardelli è legato da solo e oggi Ciucca è legato da solo, meglio di così. Gianpietro Bonin, colpo di scena nel finale, arrivo solitario quando sembrava che quest'anno si potesse arrivare allo sprint. Comunque Poggiana regala grandi emozioni. Ma grandissime emozioni, una grande gara, un pubblico grande, educato, rispettoso. Un gran finale, Riccardo Ciuccarelli, che da qualche anno ci siamo conosciuti e sono veramente contento della sua vittoria. Ha fatto un grandissimo finale, bellissimo, entusiasmante l'ultimo passaggio e attendere qui lui da solo ad alzare le braccia a Poggiana per la 45esima edizione. E allora con l'entusiasmo di oggi bisogna guardare al 2022. Ma diciamo che è stato durissimo organizzare questa manifestazione per tantissimi motivi legati a quello che stiamo vivendo nel momento attuale, però adesso diciamo c'è la soddisfazione veramente di vedere qui, di vedere questa manifestazione tanto portata avanti negli anni da tante persone anche prima di me, e un ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno dato la possibilità di effettuarla, alle istituzioni, ai volontari. Quest'anno penso che abbiamo visto sulle strade veramente un numero altissimo di collaboratori che ci hanno dato una mano, senza di loro non si farebbero queste manifestazioni, e un gran vincitore e con un grande augurio per Riccardo che abbia un futuro, e ne sono certo, qui a Poggiana chi vince poi ha il lancio tra i professionisti. Garni, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di GSTL, la scarpa per ciclismo indossata dai migliori atleti dello scenario mondiale. I prodotti Garni sono da sempre sinonimo di qualità. Tanti momenti suggestivi a Lignano Sabbiadoro. Torniamo un po' più però verso l'attività sportiva. Allora, dopo aver ospitato per 4 anni di fila le finali nazionali del Triathlon Sprint, quest'anno il 16 e 17 ottobre, dunque la volontà di poter continuare la stagione sportiva a Lignano Sabbiadoro, ci sarà il Gran Galà, il Grand Prix del Triathlon, che porterà gli atleti più importanti a livello europeo e unirà un triathlon sprint a un triathlon olimpico, dunque in 1-2 giorni di gara. Devo dire che noi ci siamo impegnati in questi ultimi anni per poter realizzare veramente un circuito e un percorso adatto ai triatleti che veramente hanno eletto Lignano Sabbiadoro come uno dei percorsi più importanti. Percorsi che si sviluppano nella pineta, in riva al mare, che dal punto di vista dell'asfalto per la parte ciclistica, che è comunque quella più impegnativa, perché ricordiamo che il triathlon non è solo quello dei top atleti ma anche di atleti che, voglio dire, si cimentano per la prima volta in questa località, è stato completamente rifatto e offre una sicurezza totale, ed è un pallino che noi abbiamo sempre in mente, perché ospitalità vuol dire sicurezza, vuol dire cercare di elevare quelli che sono i comfort di tutti gli atleti, che possono così poter, dopo la propria sfuriata atletica, ritornare a casa tranquillamente magari il lunedì mattina a lavorare dopo aver fatto un lungo weekend di sforzo. E poi c'è quel passaparola, no? Che se le cose funzionano bene, richiamano ovviamente altre persone, no? È un po' così. Il passaparola, detta in termini molto pratici, funziona ancora? Ma funziona ancora, perché consideriamo il mondo dello sport, delle discipline sportive, come tante nicchie che una affianca all'altra creano veramente dei numeri importanti. Sono delle vere e proprie tribù, delle famiglie che hanno dei personaggi di tendenza, che hanno chi sa fare da promoter, e naturalmente il passaparola è importantissimo per eleggere una città anche come sede ideale di discipline sportive. Marco, anche per chi poi ritorna a casa e che ritorna magari in paesi stranieri. Andrea? Sì, avevo una curiosità da chiedere al vice sindaco. Considerato il vostro calendario eventi, che è sicuramente importante, se io volessi organizzare una gara ciclistica a Lignano o che interessasse Lignano, quanto prima bisogna venire a chiedere da voi o comunque a vedere insieme la fattibilità della cosa? Beh, noi siamo abituati solitamente a programmare e organizzare per tempo, dunque diciamo che un tempo dei 9-12 mesi è quello che ti permette di organizzare bene un evento. Con un anno d'anticipo, quindi. Esattamente. Devo dire che purtroppo il Covid, necessità, Fabio, certo, tu ci hai insegnato a fare le cose in maniera velocissima, cercando di non perdere d'occhio quello che comunque sono le procedure che noi cerchiamo di rispettare sempre, la sicurezza degli atleti. Alla fine io dico sempre al mio amico assessore Massimo Brini che piuttosto che fare una cosa arrabattata è meglio non farla.
dunque fare le cose di corsa non è l'ideale, però abbiamo confezionato degli ottimi prodotti anche correndo, perché probabilmente l'esperienza che abbiamo fatto negli anni ci ha permesso di arrivare a questo livello. Torniamo a Kevin Locatelli, se la regia ci fa vedere ancora le immagini che avevamo visto in precedenza, perché ho notato una cosa molto bella dal punto di vista architettonico, quel ponte in curva che sovrappassa quale località. Credo sia sempre questa escursione, no? C'è stato quel guado che ha un fascino straordinario, ci riporta un po' al passato, no? Settore Tagliamento, Spilimbergo, comunque sono tutte le zone, adesso non ho ricordi, però comunque sia la zona del Medulla. Adesso lo vedremo, anche perché sotto proprio questo profilo di carattere strettamente architettonico ho visto che chi ha progettato ha pensato bene sia da una parte che dall'altra, no? Del manto viabile, la pista ciclabile. Credo a Lignano si è riusciti a farlo anche posto, sì, nel senso sul ponte d'entrata di Lignano si è creata la stessa situazione. Si eccolo qua, forse è questo, sì. Stiamo vedendo ponte nuovo sul Tagliamento, sì. Vedo che ci sono le piste ciclabili, sì. Le auto che sfrecciano, no? Sì, questa qua è una cosa che a Lignano è passata un po' inosservata, perché a Lignano è stato fatto proprio un ponte sul ponte d'entrata di Lignano che è ciclabile e fatto così separato come a Pordenone. È una cosa che aiuta molto, perché ad esempio su Bibione noi non ce l'avevamo e abbiamo dovuto sopperire col passo barca, proprio perché sulla strada ci voleva un impegno troppo grosso per fare una ciclabile, e quindi si è pensato fosse più facile fare proprio l'attraversamento. Perché spesso ci imbattiamo, questo non è da poco, perché noi magari sulla località si è lavorato un sacco a livello riciclabile su Lignano. Appena esci da Lignano ci sono tanti problemi, ma in Italia in generale, che non c'è la visione ciclabile del mondo. Quindi tu vai in Germania, in Austria, dappertutto vedi che esci da una ciclabile e ti dicono dove andare, anche se non è ciclabile, ma ti dico qua noi in vari posti effettivamente tu esci e ti lasciano su un'autostrada. Magari sì, inizia la ciclabile tra 50 metri, ma abbiamo ancora questa difficoltà. Ci stiamo lavorando però per migliorare. No, sta migliorando un sacco. No, io ammetto soprattutto su Lignano, ci sono anche un sacco di ciclabili che ancora tanta gente di Lignano non conosce. Tutta Riviera è stata rifatta ciclabile lo scorso anno, un investimento che mi pare attorno ai 1 milione di euro, in cui tutti i sentieri interni ai boschi di Riviera sono stati tutti rifatti ciclabili. Eccoci qua, ai boschi, è proprio qua che volevo arrivare, perché l'altra volta che ci siamo incontrati con Alessandro Omarosa abbiamo parlato proprio delle strade, delle ciclabili fatte all'interno del bosco, ma stavolta vorrei parlarne proprio con Massimo Brini. Continua a svilupparsi, diciamo, questo tipo di percorso all'interno della vegetazione che arricchisce Lignano Sabbiadoro? Continua a svilupparsi anche perché ogni anno investiamo dei soldi proprio per fare nuove piste ciclabili e per offrire al turista sempre una novità, in modo che quando ritorna non trova una Lignano, una città statica, ma la trova sempre in movimento. Dinamica. Dinamica, esatto. Poi, se mi permette di dire, vorrei dire che Lignano Sabbiadoro è stata l'unica località italiana che ha ospitato le Olimpiadi giovanili, i giochi EIOF nel 2005, e poi quest'anno abbiamo fatto il primo concerto in Italia, è stato fatto a Lignano Sabbiadoro, quello di Ema, per cui siamo sempre un po' sull'onda, anche se, come ho detto, d'orgoglio poi questo, no? Sì, perché le cose le facciamo, poi come ho detto prima, non le promozioniamo bene, però insomma siamo sempre, diciamo, attivi e cerchiamo di anticipare un po' i tempi, proprio perché siamo convinti che se tu sei un po' avanti con i tempi il turista ti segue e anche il cittadino ti segue, se no se ti fermi sei perduto. Si crea la continuità. Chiara? Il tempo scorre, è già arrivato il momento di vedere il nostro prossimo servizio, ma prima di scoprire dove ci porterà la regia, aggiorniamo l'ultima porzione di classifiche, questa volta le classifiche femminili. Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Vediamo la classifica per le donne allieve. Federica Venturelli, gruppo sportivo Cicli Fiorin, 89 punti.
In seconda posizione Anita Baima, gruppo sportivo Cicli Fiorine, con punti 47. Al terzo posto Valentina Zanzi, polisportiva Fiumicinese, con punti 41. Classifica donne juniores, al primo posto Eleonora Ciabocco, team di Federico, con punti 86. Al secondo posto Francesca Barale, V02, team Pink, punti 75. Al terzo posto Rebecca Bacchettini, Unione Ciclistica Foligno, con punti 45. Classifica donne elite, al primo posto Elisa Longo Borghini, Fiamme Oro, con punti 215, seguita da Marta Bastianelli, Fiamme Azzurre, con punti 68. Il terzo posto è per Marta Cavalli, Fiamme Oro, punti 47. Noi stiamo partendo e andiamo giù. Ora Domenico vi spiegherà cosa facciamo, cos'è l'altura. Io guido e lui vi racconterà qualcosa. Signori, Domenico Pozzovivo, ecco a voi. Buongiorno a tutti. Oggi venendo da due giorni di carico con 5 ore avanti ieri e 4 e mezza ieri, un totale di 7.300 metri di dislivello. Oggi abbiamo in tabella un giorno di scarico e qui allo Stelvio ci sono quattro possibilità: o fare riposo assoluto, oppure sfruttare magari un piccolo pianoro che c'è a 6 km dalla cima e fare un po' di vasche lì, però comunque dopo c'è da risalire gli ultimi 4 km che sono duri. E poi oggi non è una giornata proprio ideale perché comunque c'è poco sole e molto vento. L'altra opzione è quella dei rulli, però l'ho scartata perché c'è anche Rello, quindi ne approfittiamo allora per andare giù nella Valtellina e fare un po' di vasche. Comunque c'è una zona di una trentina di chilometri in cui si può fare una discreta andatura da giorno di scarico. Una domanda: stanotte ho avuto mal di testa, ho fatto fatica a dormire, alle 6 ero già sveglio, è normale? C'è adattamento, ci vuole un adattamento particolare a questo tipo di altura? Ma è normale, perché se avessi avuto il saturimetro avresti visto che la concentrazione di ossigeno nel tuo sangue sarebbe stata molto più bassa del normale, e penso che il 90% delle persone la prima notte a più di 2700 metri fanno molta fatica ad avere un sonno normale. Quindi tra la fatica accumulata ieri e comunque l'altura, il fatto che tu non abbia dormito bene è più che normale. Nel mio caso sono abbastanza abituato a questo tipo di anche di condizioni, però di solito per me il terzo giorno è quello un po' più critico, e oggi è la terza notte, quindi anch'io non ho avuto una notte di recupero completo, però so che è così e quindi è anche una maniera per cercare poi di allenarsi anche a questo tipo di stress. Quanti giorni bisogna fare in altura, Domenico, per avere un beneficio, e perché si fa l'altura soprattutto negli ultimi anni? Allora, su questo tipo di sull'efficacia dell'altura e sui giorni che bisogna fare a determinate quote ci sono diversi studi, però volendo fare una somma un po' così grezza, in base anche all'altitudine cambiano i giorni minimi a cui bisogna sostare con l'altitudine. Parlando dell'altitudine in cui siamo in questo momento, a 2750 il periodo ideale è tra i 10 e i 12 giorni. Stiamo scendendo lo Stelvio e dall'altra parte arrivano tantissimi corridori, tantissimi professionisti, tantissimi cicloamatori. Ieri io, dopo tanti anni, sono tornato qui, vedevo facce sconvolte e mi chiedevo come mai sti corridori erano così sconvolti. Poi mi sono reso conto da solo, ci ho impiegato 2 ore e 25 a fare lo Stelvio. È normale andare in crisi su una salita del genere, ma l'altura può portarti ad andare prima in crisi?
Sì, è un combinato risposto, una serie di fattori che si sommano. È una salita veramente molto lunga, perché comunque anche farla ad andature da professionista ci vuole più di un'ora, e in più la maggior parte poi dello sforzo lo fai sopra i 1800 metri, che è una soglia, diciamo, che segna una differenza importante nella possibilità di esprimere watt sulla bici, soprattutto se diciamo sei nei primi giorni di ritiro, in cui non sei ancora adattati all'altura, e soprattutto un amatore quando viene a fare lo stelvio non viene a prepararlo, cioè viene e lo fa. Quindi succedono tanti casi poi di gente che la vedi negli ultimi 3-4 km a zigzag o a scendere dalla bici per prendersi un attimo di respiro. Stiamo scendendo lo stelvio e dall'altra parte arrivano tantissimi corridori, tantissimi professionisti, tantissimi cicloamatori. Ieri io, dopo tanti anni, sono tornato qui, vedevo facce sconvolte e mi chiedevo come mai sti corridori erano così sconvolti. Poi mi sono reso conto da solo, ci ho impiegato 2 ore e 25 a fare lo stelvio. È normale andare in crisi su una salita del genere, ma l'altura può portarti ad andare prima in crisi? Sì, è un combinato risposto, una serie di fattori che si sommano. È una salita veramente molto lunga, perché comunque anche farla ad andature da professionista ci vuole più di un'ora, e in più la maggior parte poi dello sforzo lo fai sopra i 1800 metri, che è una soglia, diciamo, che segna una differenza importante nella possibilità di esprimere watt sulla bici, soprattutto se diciamo sei nei primi giorni di ritiro, in cui non sei ancora adattati all'altura, e soprattutto un amatore quando viene a fare lo stelvio non viene a prepararlo, cioè viene e lo fa. Quindi succedono tanti casi poi di gente che la vedi negli ultimi 3-4 km a zigzag o a scendere dalla bici per prendersi un attimo di respiro. L'ultima cosa per quanto riguarda l'altura, l'età. Ci sono squadre che oggi portano i ragazzini in altura per fare altura. È un argomento che a me preme molto, e vorrei che tu spiegassi cosa vuol dire per un giovane fare altura, perché se adesso si va verso un ciclismo esasperato, ci sono allievi che addirittura fanno altura, juniores, si può fare altura anche a quell'età lì tranquillamente? O sarebbe anche meglio? A livello fisiologico non ci sono controindicazioni sul fatto di allenarsi in scarsità di ossigeno, diciamo, in condizioni di altura. Il problema magari semmai per un allievo, e anche magari sì per noi juniores, è esagerare con questo tipo di salite. Sicuramente se ci sono dei rapporti limitati per quelle categorie è perché si cerca di preservare anche il loro sviluppo muscolare. È limitare il rapporto, ma poi fare una salita in cui comunque spingerai ben che vada 70 pedalate per un'ora e mezza, diciamo, non ha tanto senso. Comunque è uno sforzo veramente enorme. Si può fare una volta come esperienza, dicevo, aveva fatto lo stelvio, ma a livello di allenamento, essendoci magari a Livigno la possibilità di fare comunque una sorta di pianura, comunque delle non salite lunghissime come il tre palle, diciamo mi manterrei su quel tipo di orientamento lì, non fare giri dello stelvio, del gavia 2-3 volte a settimana. L'aggiungo io, fino alle categorie allievi, magari un castello di sabbia al mare, secondo me è meglio. Poi dopo la scelta è vostra. È un momento importante perché lui non si ferma mai. Devi dire di chi è il fatto quando arriva a casa. Stiamo facendo pianura, io sono già tutto. È una delle poche volte che si ferma, bisognava immortarlo, eh. Torniamo ancora nello studio di teleciclismo con i nostri ospiti da Lignano Sabbiadoro, focalizzando ancora l'attenzione per quest'ultima parte su questa ridente località turistica. Lello, è l'ultima opportunità per una prenotazione. Siamo a metà del mese di agosto, no, oramai. Quindi... Ho capito che per fare agosto i bracciali non li porto a casa. Ho già deciso, andremo a Tonezza, io e Andrea qua vicino. Abbiamo una località in collina, montagna, andiamo lì e ci divertiremo. Non ci lì. Saranno le stesse attività, però. Però le creeremo, le non, creeremo. Portiamo via una piscina gonfiabile. Sì. Mai dire mai, perché non si sa cosa può succedere da qua alla fine di questo
di questo anno. Però tornando ancora ad Alessandro Omarosa, verso il completamento di questa stagione balneare, diciamo, quando ormai il caldo no, sta scemando, ci sono ancora momenti di aggregazione che coinvolgono Lignano Sabbiadoro a carattere generale? E che coinvolgeranno Lello, perché la grandissima sorpresa hai è visto? Finalmente questo bracciale che arriverà. Hai visto? Hai visto? Che arriverà, pensa, il 9-10 di ottobre. Quindi non ci saranno gli ombrelloni da togliere, mi spiace, mi chiami per quello. Ci saranno, vabbè. Ci saranno comunque. Il 9-10 di ottobre a Lignano Sabbiadoro verrà realizzata la Bike Marathon. Devo ringraziare e salutare gli amici dell'SD Team Zero Bike, questo gruppo è veramente così compatto e con tanta energia che per l'ottavo anno di fila organizza questa gara. Una gara che sostanzialmente gira in quello che è il tessuto urbano di Lignano Sabbiadoro, passando da quelle che sono le strade, i marciapiedi di Lignano City, dunque vero e proprio cemento, per passare poi a quello che è l'argine perilagunare, le zone del Tagliamento, la pineta di Riviera Nord, che è un SIC che verrà interessato dal passaggio di questi 60 km che sono dedicati quest'anno. Purtroppo quello che sarà la regolamentazione permetterà di farla solo a livello agonistico, non amatoriale. I numeri degli scorsi anni si aggiravano intorno ai 1000 e oltre partecipanti, di conseguenza in bocca al lupo per l'organizzazione di questa gara, che in realtà è un vero e proprio weekend, Lello, in cui si può scoprire anche Friuli Venezia Giulia. Il sabato avremo una gravel, dunque l'ideale per questo momento in cui distanziamento, scoperta, avventura si fondono. E avremo anche una gara per i bambini al Parco Emig, una gimcana che permetterà ai nostri giovani atleti di cimentarsi e di potersi divertire con la mountain bike in una pineta, in un percorso comunque sicuro ma di totale divertimento, per poter così creare un terreno fertile per ritornare nel 2022 a quelli che erano i numeri a cui eravamo abituati con tanto tanto entusiasmo, perché la bicicletta è entrata a far parte del DNA della località di Lignano Sabbiadoro, perché negli anni abbiamo veramente ospitato molte ma molte manifestazioni. Ringrazio anche perché nello scorso mese di luglio la SD Team Zero Bike ha realizzato questa XC by Night, dunque una gara di 1,7 km in notturna nella pineta dietro il Tenda in piazza Marcello D'Olive a Pineta, dove ognuno deve pensare all'illuminazione del proprio mezzo, no? Devo dire la verità che poi in qualche punto c'è, è arrivata un'illuminazione da terzi. È una gara che è riuscita, azzeccata, con veramente un video che rappresenta la suggestione e le bellezze del calare del sole a Lignano Pineta, e con una visione notturna con il drone che veramente dà rilievo alle bellezze della località. Parco Hemingway, la festa dei bambini, insomma, no, una città di mare che si apre ai bambini, la sabbia e il mare, è il punto giusto, no, per far divertire i bambini. E il parco che cosa offre al di là della bici ai bambini? Beh, il Parco Hemingway in realtà è un parco verde che abbiamo attrezzato negli ultimi anni con delle strutture di calisthenics. Calisthenics è la bellezza della gestualità fisica, sono queste sbarre che ti permettono di fare dei movimenti, di migliorare, di fare degli allenamenti funzionali, e in questo momento anche di Covid di farlo anche in maniera isolata nel verde, mantenendo il distanziamento e cercando così di rilassarsi in mezzo alla natura. Il Parco Hemingway è un parco che è dedicato ai bambini. Ricordo nel 1987 Lignano è stata approvata la convenzione che ha portato poi a redigere quella che è la Carta Internazionale dei Diritti del Bambino. Dunque Lignano Sabbiadoro e i bambini hanno veramente un fil rouge che ci unisce all'altro millennio, all'altro secolo, e tutte, diciamo, le nostre offerte sono caratterizzate da inclusione e accessibilità, non solo per le persone meno fortunate ma anche naturalmente per i bambini, che possono vivere una città a livello Duomo. Abbiamo anche conseguito lo scorso anno la bandiera verde, di conseguenza Lignano ha avuto questa attestazione per essere adatta alle famiglie ed accogliere i bambini con la qualità e gli standard dei propri servizi. Massimo Brini, assessore al turismo. Il turismo è economia,
e l'asse, lo dicevamo già in apertura, per quanto riguarda l'economia del vostro territorio. E quindi possiamo dire che questo anno della ripresa, proprio per chiudere, sta restituendo le aspettative che erano state proposte un po' dall'amministrazione all'inizio della stagione balneare. Sì, forse anche qualcosina meglio, anche perché, come detto prima, giugno e luglio sono andate alla grandissima, agosto si è presentato molto bene e noi siamo convinti che se continua sotto questo punto di vista avremo una grandissima stagione, anche perché abbiamo visto nel corso di questo periodo tutti i ristoranti pieni, pizzerie piene, i negozi, che insomma nessuno si lamenta, che è una cosa molto strana per i nostri. Che opera dietro, noi dietro le quinte di questo... Quasi il 50% del turismo regionale a Lignano Sabbiadoro, per cui è un PIL molto importante anche per la regione e sotto questo punto di vista la regione ci dà una mano per cercare anche di migliorare la località. Ci hanno dato 8 milioni di euro per rinnovare la terrazza a mare, probabilmente ne delibereranno altri 5-6 per fare l'arena Alpe Adria molto più grande di quanto è adesso e per vedere anche una copertura, per cui cerchiamo sempre di dare molto per poi anche ricevere in cambio qualcosa. Se mi permettete solo di annunciare una manifestazione che lo scorso anno è stata quella che ha avuto più turisti di tutte quelle che sono state fatte in Italia, che è la Bikers Fest, dove normalmente abbiamo 35-40 mila partecipanti, lo scorso anno sono stati 94 mila. È stato un grossissimo impegno, siamo riusciti a gestirla bene, nonostante che sono venuti il triplo delle persone che ci aspettavamo, per cui quest'anno la riproponiamo dal 13 al 17 di settembre. E siete più equipaggiati quest'anno, perché ci sarà sempre tanta gente? Sì, anche perché hanno annullato alcune manifestazioni di bikers in giro per l'Europa, per cui la nostra... e rimanendo le cose come sono attualmente, dovrebbe essere l'unica e quindi richiama da tutti i paesi europei, ma sono venuti anche dalla Russia, dall'America, dal Canada e anche dall'Australia lo scorso anno. Grazie per quello che ci avete raccontato questa sera. Sono particolarmente felice e contento perché ho capito che le cose stanno funzionando bene e quindi stiamo riprendendo quella che era un po', tra virgolette, le abitudini degli anni precedenti, anti-pandemia. Auguri per tutte le vostre attività, grazie per essere stati qui con noi questa serata. Chiara? Salutiamo anche i telespettatori che ci hanno seguito questa sera. Teleciclismo torna la prossima settimana, ma prima di lasciarvi, vi lasciamo con l'ultimo contributo della regia. Buona continuazione a tutti. È tornata dopo 13 lunghi anni di assenza la Zanè Montecengio. La 39esima edizione è stata messa in cantiere dall'organizzazione Eventi Sportivi di Adriano Zambon con il supporto della Regione Veneto, del Comune di Zanè e di Cogollo del Cengio e della Provincia di Vicenza. Una classica riservata agli scalatori, la cui ultima edizione risale addirittura al 2008. Una corsa allestita anche in memoria di Battista Busin, che tanto aveva fatto perché si potesse tornare a correre anche sulle strade vicentine. 133 gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza per affrontare i 120 km in programma. Gli ultimi 12 sono tutti in salita, ma prima bisogna affrontare due circuiti ondulati che allungheranno sicuramente il gruppo. A dare manforte agli uomini di Adriano Zambon anche il gruppo volontariato, l'ANC di Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio e Sant'Orso, il gruppo antincendio e protezione civile Cogollo del Cengio, il gruppo ciclisti di Cogollo e la Proloco. Si corre, dicevamo, in memoria di Battista Busin e uno dei marchi storici è proprio quello della BR Pneumatici, che ha scritto la storia delle due ruote legate alla città di Zanè.
prima fase di gara con diversi scatti in testa al gruppo, e infatti sono proprio le ruote veloci che si danno battaglia per andare a raccogliere i traguardi volanti disseminati lungo il tracciato. Parlavamo dei due circuiti che sono stati affrontati nella prima parte di gara, e infatti prima si è girato attorno a Zanè e poi ci si è spostati invece verso Velodastico e Arsiero per affrontare le prime sollecitazioni. Un gruppo che rimane sostanzialmente compatto nonostante alcuni tentativi di fuga, e le formazioni che vanno a condurre il passo nei tratti in salita sono soprattutto quelli della BS Arvedi e della Colpack Ballan. Questi team più attesi della vigilia, infatti l'ultima vittoria alla Zanè Montecengio, quella targata 2008, era andata proprio a Stefano Locatelli, atleta della Colpack. Con le nostre telecamere siamo già al piazzale Principe del Piemonte, dove è posta la linea del traguardo e dove si attendono i protagonisti di questa rinata Zanè Montecengio. A fare la differenza negli ultimi chilometri di salita, dopo una vera e propria bagarre con Simone Raccani, è stato Luca Rastelli della Colpack Ballan, che è andato così a bissare il successo ottenuto qualche settimana fa alla Bassano Monte Grappa. Una conferma importante per l'atleta di Patron Colleoni, che ha preceduto sulla linea del traguardo di 18 secondi il romagnolo Emanuele Tarozzi dell'Emilia Romagna. Terza piazza invece per Simone Raccani della Zalfero Mobile Desiree Fior, atleta di casa applauditissimo dal pubblico presente in vetta al Montecengio. Quarta piazza per Alessandro Santaromita del Veloce Club Mendrisio. Quindi seguono Riccardo Ciuccarelli della BS Arvedi, Asbjorn Hellemos della Mendrisio, Vyacheslav Ivanov della Nazionale Russa, quindi Alessandro Verre, Francesco Baldi e il colombiano Marlon Garzon Herrera. Il Montecengio dunque conferma le qualità di scalatore per Luca Rastelli e va a premiare ancora una volta la Colpack Ballan, società plurivittoriosa in questo 2021. Luca Rastelli, dopo la Bassano Monte Grappa anche la Zanè Montecengio, quando la strada va in salita è fatta per te? Sì, oggi le sensazioni non erano buonissime all'inizio corsa, vengono da una settimana un po' dura, ieri ho scaricato, però oggi speravo di sbloccarmi nel finale e per fortuna così è stato. Ho preso la salita che sentivo le gambe legnose, dopo mi sono sbloccato e sono stato molto meglio. E devo ringraziare la squadra perché hanno fatto un lavoro strepitoso fin dalla pianura giù con Bosco, Calì e Gomez, hanno tirato tutto loro per tenere chiusa la corsa. E poi in salita io, Meris e Verre abbiamo tenuto gli scatti e abbiamo fatto la corsa in salita. Verre è partito forte a 3 km all'arrivo, e forse un po' troppo forte, e dopo io l'ho fatta col mio passo e sono riuscito a riportarmi sotto, e dopo ho tenuto il mio passo fino all'arrivo e sono riuscito ad arrivare da solo. Un'ottima condizione, protagonista su tutte le gare che contano, prossimi obiettivi quali sono? Ma sì, adesso io mi sento molto bene, soprattutto sulle salite lunghe ho una buona resistenza. Vediamo le prossime gare, adesso ci sono delle belle corse, anche domani l'Internazionale di Poggiana e poi Capodarco lunedì prossimo, vediamo un po' come andrà. Adriano Zambon, hai rimesso in piedi la Zanè Montecengio, era più di 10 anni che non si correva, però è stato un grande spettacolo. Sì, beh, a dire la verità abbiamo cercato col papà di Andrea Busin Battista, che poi dopo 2 mesi l'accordo fatto nel 2019 purtroppo se n'è andato, e io per onorare la memoria quest'anno ho voluto organizzare questa manifestazione d'accordo con la famiglia Busin e con l'amministrazione comunale di Zanè e di Coro del Cengio. Siamo riusciti a portare a termine questa edizione. E noi aspettiamo i corridori con le borracce di acqua fresca. Dov'è l'ol mio? Dov'è l'ol tuo? E in mezzo al gruppo noi ci apparia. E la volata che l'è una lama. Le ruote alte e le gira ancora. Le braccia al cielo e un bacio a tutti. E per la mamma gli è sempre.
sempre i fiori.